La precisione di questi monumenti è ossessiva. Prendiamo la Grande Piramide. Ogni lato del quadrato di base misura 230 metri, ma la variazione nella lunghezza laterale è di appena 13 centimetri. Ciò significa solo lo 0,01%. Questa incredibile precisione potrebbe far crollare le capacità di una moderna squadra di costruttori. Come può essere stata raggiunta da genti primitive appena emerse dall'età della pietra? Eppure, secondo gli egittologi, i costruttori delle piramidi non meritano affatto di essere presi sul serio nella loro accuratezza. Essi usavano delle rampe grossolane, avevano schiavi come manodopera e non riuscivano neppure a decidere in quale posizione all'interno della piramide dovessero seppellire il loro re morto. Proprio in fondo incontriamo questa camera sotterranea. Per consenso accademico, la consideriamo la camera funeraria originale, per qualche oscura ragione abbandonata al fine di costruirne un'altra, 40 metri più in alto, quando un ulteriore cambiamento del progetto fece abbandonare questa camera della regina per costruire la camera definitiva del re, errore dopo errore. Ora osserviamo la tenuta di queste giunzioni. Non possiamo neppure inserirvi una sottile lametta. Questo fatto è certamente la prova di una tecnologia molto avanzata e di una progettazione molto rigorosa. Queste non erano genti che usavano schiavi come manodopera e facevano errori grossolani. E non erano certamente genti che cambiavano facilmente idea sulla posizione della camera funeraria all'interno di una piramide. Cambiare il progetto interno una sola volta è follia edificatoria. Cambiarlo non una sola volta, ma due è inconcepibile. Alcuni dei massi disposti nella parte alta del corpo della Grande Piramide pesano ognuno tanto quanto 100 automobili e gli egittologi restano stranamente imperturbabili di fronte a questo fatto. Io sono un ingegnere e posso dirvi che per solare massi di questa dimensione a tali altezze è necessaria una gru speciale. Com'è possibile che un popolo che non aveva quel tipo di macchinari, neppure la più semplice delle pulegge, che usava semplici attrezzi di rame, com'è possibile che un popolo simile abbia potuto farlo? I manuali ci dicono che queste piramidi erano tombe regali. Eppure, nessuna mummia è stata ritrovata a Giza, nessuna iscrizione, nulla. Inoltre, quei re della quarta dinastia costruirono due piramidi. Perché? Volevano forse essere seppelliti contemporaneamente in entrambe? E perché nessuno di loro lasciò delle iscrizioni? Perché nessuno di loro chiarì ai posteri di esserne il proprietario? La camera del re, santo dei santi. Stanza dei molti misteri. Tutto ciò che contiene è uno scrigno di granito vuoto. E lo statunitense Chris Dunn, esperto in perforazioni. Questo è un oggetto incredibile, è un mistero. Come hanno fatto a costruirlo? La tipica maniera primitiva di farlo sarebbe stata impiegando una sega a staffa, un trapano ad archetto e si sarebbero fatti strada con l'attrezzo nel blocco utilizzando della sabbia o un diamante. Secondo me questo sistema sarebbe stato troppo lungo, sarebbe durato troppi anni. Bene, lascia che ti chieda, come pensi che l'abbiano fatto? Beh, con qualche attrezzo a motore. Trapani a motore? Questa sembra essere una conclusione piuttosto azzardata. Eppure il mistero permane. Gli antichi sapevano lavorare il granito e persino la diorite, la pietra più dura esistente in natura, come se fossero di burro. Trapanavano estraendo con facilità la parte interna di un vaso di diorite, laddove gli attrezzi moderni non riuscirebbero. Guarda com'è levigato. Come l'hanno fatto? Guarda che tenuta. Guarda qui, è tutto uniforme. Si incastra alla perfezione. Un lavoro da certosino. Ma la camera del re nasconde un altro enigma. Questo è il vero mistero. Scavati attraverso le pareti e modellati con la precisione di una bocca da fuoco, troviamo questi stretti fori. Solo per la ventilazione, ci assicurano gli egittologi. In nessun modo questi avrebbero potuto essere fori di ventilazione. Il dettaglio di progettazione è troppo complesso. Essi rimontano su un piano inclinato proprio fino all'esterno della piramide. Devono aver avuto una funzione ben più elevata. Questo sospetto venne confermato nel marzo del 93.
L'ingegnere tedesco Rudolf Gentenbrick esplorò il foro meridionale della camera della regina con un minuscolo apparecchio fotografico automatico ad alta tecnologia. Riscontrò che era bloccato da una porta in pietra con cardini in metallo, una camera che gli antichi si accertarono di nascondere da occhi indiscreti. La porta non venne mai aperta. Altri fori non ostruiti si aprivano verso il cielo. Quindi, quale vera funzione avrebbero potuto avere? Un indizio era stato fornito negli anni 60, quando alcuni astronomi dimostrarono che essi erano orientati, con sorprendente precisione, verso le stelle. Questo foro puntava su Alpha Draconis, la stella polare dell'epoca delle piramidi. Un altro era orientato verso l'Orsa Minore. Forse l'astronomia potrebbe essere in grado di far luce sulla faccenda. Gli studiosi dicono che gli antichi egiziani non avevano un'alta conoscenza dell'astronomia, ma qui abbiamo le prove del fascino e della sofisticata conoscenza che essi avevano del cielo. Osserviamo le costellazioni zodiacali. Leone, Toro, Pesci e in questo punto la costellazione di Orione e la stella Sirio. La posizione odierna delle stelle nel cielo non è la stessa che occupavano nei tempi antichi. Questo è dovuto ad un fenomeno chiamato precessione. Non soltanto la Terra ruota ogni giorno, ma gira anche attorno al proprio asse in una grande oscillazione ogni 26.000 anni come una testa gigantesca. Dalla Terra, questa lenta oscillazione fa sì che le costellazioni ci appaiano come se viaggiassero attraverso i cieli e attraverso le epoche. Gli egittologi e gli studiosi dei geroglifici ignorano la precessione, ma senza di essa alcuni problemi non possono essere risolti, perché è proprio la precessione ad essere la chiave che svelerà i misteri delle piramidi. La precessione cambia l'altitudine delle stelle che noi vediamo mentre girano nel cielo ogni notte. Chiunque potesse osservare, vedendo i millenni passare sopra la propria testa, potrebbe scorgere le costellazioni tramontare e sorgere ogni 26.000 anni con il lento ondeggiare dell'oscillazione terrestre. La costellazione di Orione, per gli egiziani, rappresentava una divinità e può svelarci come essi modellarono i fori nella Grande Piramide. Ovviamente essi non si presero tutto questo disturbo per puro divertimento. Per gli antichi egiziani Orione era Osiride, il grande dio della risurrezione. Ora, questa è una ricostruzione del cielo nel 2500 a.C. Vediamo allora cosa succede alla cintura di Orione mentre attraversa la linea nord-sud. Il foro della camera del re era orientato verso Orione, il dio Osiride. Qui sulla sinistra di Orione si trova la grande stella Sirio. Per gli antichi egizi era la stella di Iside, la sposa di Orione. Che sorpresa per me fu questa scoperta. Se il foro della camera del re puntava su Orione, quello della camera della regina era orientato diritto su Sirio, la dea Iside. Così gli egiziani costruivano questi canali verso le stelle, queste vie di comunicazione verso le loro divinità, Iside e Osiride, i loro dei della vita dopo la morte e della resurrezione. Per gli antichi egiziani, l'avvento di Osiride e quello della sua fedele consorte Iside, migliaia di anni prima degli albori della storia, annunciava la nascita dell'Egitto. I faraoni credevano sinceramente di essere figli degli dei, ed è qui che Anco e Boval individuano la funzione dei fori. Paiono un percorso per indirizzare l'anima del faraone deceduto verso il suo posto fra le stelle.